Tutti e ben ritornati, finalmente un nuovo video. Oggi voglio farvi vedere come faccio il formaggio in casa. Io ho imparato a fare il formaggio in casa dalla mia nonna, ma il procedimento è praticamente quello che conoscono tutti. Fare il formaggio in casa per me è un'arte che non deve andare persa. Ricordo da bambina quando mia nonna ogni settimana preparava il formaggio in casa e caldo caldo ci dava da mangiare lo sprisciocco, ossia la cagliata appena spremuta. Fare il formaggio in casa è davvero semplicissimo, c'è bisogno di latte fresco intero e di caglio. Io utilizzo, a differenza di mia nonna, il caglio vegetale, che è identico a quello animale, funziona allo stesso modo. E niente, io vi lascio al procedimento e agli ingredienti. Avete il termometro per misurare la temperatura del latte, potete mettere la mano e quando il latte vi risulterà abbastanza caldo, sarà pronto. Ogni 5 litri di latte metto un cucchiaino di caglio. Questa è la cagliata, si può mangiare anche così ed è la prima fase del procedimento del formaggio. Quello che viene subito dopo, ossia la spremitura della cagliata, è quello che qui da noi si chiama lo sprisciocco, ossia il formaggio appena rappreso, tolto soltanto il siero. Per fare il formaggio dobbiamo naturalmente riaccendere la fiamma al minimo e lasciare il siero sempre riscaldato. Dobbiamo tritare anche con una frusta, se volete con un frustino, la cagliata e poi metterla nelle fuscelle. Dobbiamo spremere il siero fino all'ultima goccia possibile per evitare che si formino delle bolle all'interno e quindi della muffa. Giriamo più volte la pizza di formaggio che si sta formando e continuiamo a spremere fin quando non ci renderemo conto che il siero è quasi del tutto fuoriuscito.
del sale sopra a questa forma di questa pizza di formaggio che abbiamo preparato, il giorno dopo possiamo mangiarlo ed è quello che viene chiamato comunemente primo sale. Per far stagionare il formaggio, dopo un paio di giorni si può togliere la pizza dalla fuscella e farla riposare o su una griglia oppure su una tavola di legno. Mia nonna le faceva riposare su una tavola di legno e ogni giorno le girava per farle asciugare uniformemente. E niente, questo è il procedimento del formaggio fatto in casa che mi ha insegnato mia nonna. Spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, per qualunque domanda scrivete sotto nei commenti, mettete un like se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio grande, ciao!